10 modi per migliorare la propria vita. A fronte della mia esperienza di vita, alcune delle maniere che ho individuato per migliorare la mia esistenza e che consiglio a tutti voi di sperimentare sono le seguenti. 1. Leggere sempre ogni giorno. Dando la priorità a quelle scritture maggiormente utili per la nostra persona e poi, nel caso in cui avanzi del tempo, anche focalizzandoci su testi più rilassanti che possano, però, spronarci a migliorare il nostro stile di vita sia sul piano logico che su quello emotivo. L'importante è non limitarci al nostro titolo di studio e al lavoro che svolgiamo, questo perché la ricerca e la cultura individuali sono, appunto, personali. E quindi se abbiamo interesse per una disciplina, anche se non operiamo come professionisti in quel ramo, possiamo comunque esaminarla anche a fondo sul piano teorico. 2. Donare al prossimo. Dando la priorità sia a chi è disponibile verso la nostra persona, come gli amici e i parenti più cari, che nei confronti di coloro che realmente si trovino in situazioni estremamente disagiate, come i bambini orfani, gli anziani lasciati soli, gli animali sperduti, l'ambiente e il luogo in cui viviamo, piccolo paesino o grande città che sia. Questo atto di disponibilità non va confuso, però, con il lavoro, il quale deve essere sempre retribuito perché è il mezzo del nostro sostentamento individuale e, per chi l'ha e ne è a capo, anche familiare. L'omaggiare gli altri può essere fatto sia in maniera diretta, ovvero dando supporto con atti pratici, che in forma virtuale, ovvero pubblicando libri, articoli, video, anche attraverso i social networks. Tale azione è un modo non solo per valorizzare noi stessi, ma anche la società tutta nella quale noi ne rappresentiamo una singola cellula, anche se svolgiamo una vita estremamente slegata dalla collettività. Imparare a preparare da mangiare da soli. Questo perché essere autosufficienti è molto importante e ci porta a non essere dipendenti dal prossimo partendo da un'azione necessaria per la nostra esistenza, ovvero dal sostentamento alimentare. Il cibo comunque dovrebbe sempre essere visto prima come una necessità al proprio organismo biologico e solo dopo come un piacere. Rimane comunque il fatto che è possibile, soprattutto se viene svolta una vita molto attiva e soddisfacente, trovare il gusto anche negli alimenti più semplici, come la verdura e la frutta cruda, piuttosto che in quei prodotti reputati commestibili, maggiormente sofisticati e spesso, per noi, molto dannosi. Impiegare il nostro tempo anche nella preparazione di cosa mangiare ci permette, oltretutto, di vedere le vivande per quello che realmente sono, ovvero delle fonti di sostentamento organico. E ci porta a scartare anche l'atto di cuocere queste quando comprendiamo che tale gesto distrugge parte o completamente le sostanze contenute negli alimenti e, oltretutto, ci fa perdere preziosi momenti di esistenza che potremmo impiegare per fare altro. 4. Mostrare comprensione verso il prossimo. Se vogliamo capire gli altri, dobbiamo partire da noi stessi e ricordarci, soprattutto quando abbiamo raggiunto l'età adulta, che la vita è fatta sia di momenti positivi che di periodi negativi, per quanto questi possano durare dai pochi attimi ai molti giorni. Di conseguenza, il nostro cervello, anche in considerazione del nostro stato di salute e dell'ambiente in cui ci troviamo, può generare pensieri costruttivi o malevoli e il nostro corpo, a fronte di questo, può rilasciare ormoni benefici o tossici. Gli altri animali, da quelli più elementari sul piano nervoso a quelli maggiormente più complessi come gli esseri umani, funzionano più o meno nel nostro stesso modo prima descritto. E quindi se vogliamo dobbiamo avere a che fare con il prossimo, è saggio capire che questo potrebbe anche non essere disponibile verso di noi perché sta attraversando un periodo pessimo. L'importante, quando non realmente necessario e inevitabile, sia per noi che per gli altri, è evitare qualsiasi litigio, competizione e o guerra, che si atti sia sul piano verbale o, peggio ancora, su quello fisico. 5. Consolidare le amicizie e i legami più importanti. Ricordando che i veri amici sono pochi e rari, nonché che spesso anche questi ultimi possono scomparire, per molteplici motivi, dalla nostra esistenza per poi, eventualmente, riapparire anche dopo tanti anni,
Ogni tipo di rapporto con le persone che reputiamo effettivamente di valore per la nostra vita va consolidato e coltivato, se possibile, ogni giorno, evitando ovviamente le maniere oppressive nei loro confronti. Infatti, a volte anche una semplice nuova frase, uno scherzo o uno scambio di opinioni pacifiche può portare a comprendere meglio sia noi, attraverso l'atto del confronto, che chi abbiamo scelto di far entrare nella nostra esistenza e chi ci ha permesso di entrare nella sua. 6. Perdonarsi e perdonare. Per quanto possiamo idealizzare di compiere grandi e fortemente etiche imprese, sia per noi che per la collettività, anche all'inizio di tali progetti possiamo compiere rilevanti errori, soprattutto per nostra debolezza e inesperienza. Fare sbagli, però, deve aiutarci a comprendere cosa sia giusto operare e quali elementi, come inutili distrazioni, dobbiamo invece eliminare dalla nostra vita. Portarci dietro il fardello di aver perso del tempo in azioni o frequentazioni non costruttive o addirittura tossiche ci farà sentire perennemente in colpa e non ci porterà a credere più fermamente in noi stessi. Per questo è saggio accettare ogni essere umano partendo proprio dalla nostra persona per quello che è, ovvero un organismo vivente che iniziando anche dai suoi stessi pensieri o attraverso l'influenza degli altri può realizzare gesti anche non costruttivi o di valore. Compresi quindi i nostri errori, se questi sono davvero di poco conto e hanno leso solo la nostra persona, è giusto perdonarci e guardare sempre al futuro, evitando di agire in maniera non corretta nel presente e negli attimi che in futuro verranno. Allo stesso modo, se le azioni malevoli del prossimo sono di poco conto, è saggio, nella nostra individualità, chiudere un occhio su questi agendo con uno o più atti di benevolenza nei loro confronti, cioè perdonandoli. 7. Distaccarsi dalla tecnologia quando non serve. I dispositivi elettronici, dal personal computer al cellulare, devono essere usati per quello che realmente servono, ma non devono sostituire la vita reale. Quando si sta insieme alle persone, ci si trova all'aria aperta e o si lavora nel reale, ad esempio, bisogna distaccarsi da tutte quelle aggiunte, in quel momento inutili, che esistono nella società moderna come il virtuale. È intelligente allora imparare a utilizzare i mezzi informatici in maniera costruttiva, evitando di pensare però che per vivere felici e in salute dobbiamo relegarci nel solo mondo fittizio. 8. Rispettare gli orari. Una maniera per essere maggiormente disciplinati e mostrare il proprio valore, sia a noi stessi che al prossimo, è arrivare sempre nell'orario concordato agli appuntamenti, se non addirittura leggermente in anticipo a questi. I tempi da rispettare però non solo sono quelli con il prossimo, ma anche gli orari che ci siamo prefissi di onorare verso la nostra persona, ovvero quando mangiare, allenarci, studiare, lavorare e dormire. Bisogna quindi imparare a programmare il tempo partendo dalla singola giornata di 24 ore e comprendere che da tale unità si può arrivare, passo dopo passo, a ben gestire anche l'intero periodo della nostra esistenza. 9. Uscire di più. Oggi, nei paesi del primo mondo, abbiamo ormai comodità che anche solo 30 anni fa erano inimmaginabili. Queste però, se abusate, possono apportarci più negatività che migliorie. Per tale ragione bisognerebbe, a mio parere, trascorrere almeno 2 ore all'aperto ogni giorno, anche solo per compiere una semplice camminata di allenamento o per andare a lavorare, dando la priorità allo spostamento a piedi. Nell'ambito dei rapporti sociali, oltretutto, se questi nascono nel virtuale, è bene spostarli, ovviamente se sono costruttivi, sinceri e piacevoli, nell'esistenza reale. E non relegarli alle forme fittizie che già dopo poco tempo non solo non portano a nulla, ma, addirittura, possono far cadere in depressione gli individui che li alimentano. 10. Sprecare di meno. La prima cosa da comprendere, per evitare di cadere nel dannoso consumismo, è capire se quello che vogliamo comprare ci serva realmente. Nel caso però in cui questo si sia rivelato un nostro reale bisogno, dobbiamo cercare di consumare e usare il nostro acquisto nella maniera massima possibile e fino al completamento del suo ciclo vitale. Ad esempio, se abbiamo un orto o un giardino, possiamo utilizzare gli scarti dei vegetali crudi per il compostaggio, ovvero per alimentare il terreno in maniera totalmente naturale, cioè senza prodotti della chimica artificiale. Oppure, se abbiamo dei fogli di carta solo in parte scritta, possiamo recuperare la parte vuota di questi per le nostre note o appunti.
Tale concetto è applicabile anche a quegli oggetti che possiamo riparare con poca spesa, invece che buttare per poi ricomperare, in forma simile, a un prezzo maggiore. Generare meno rifiuti, infatti, significa non solo meno inquinamento e spreco di denaro per noi, ma anche per la società di cui facciamo parte, nonché per la natura in cui tutti siamo calati e dalla quale siamo dipendenti a livello vitale. In conclusione, per quanto questi siano solo alcuni degli elementi sui quali focalizzarci, a mio giudizio, per rendere migliore la nostra vita, quello che è bene apprendere maggiormente è che per esistere sani e felici dobbiamo comprendere prima la nostra reale natura di esseri umani e poi coltivarla partendo dai nostri effettivi interessi, riflettendo che, quasi sempre, una vita basata sulla semplicità è più gradevole di una maggiormente, nonché inutilmente, complessa e dispersiva.